Problemi per i pendolari di Pinerolo Torre Pellice. Da meno di una settimana è stato cancellato il treno sulla tratta Pinerolo Torre Pellice. Al suo posto i pullman, ma i pendolari non sono soddisfatti del servizio. Infatti sovente il treno da Torino arriva in ritardo e il pullman però parte senza aspettare l'arrivo del treno. Insomma, nonostante da orario ci siano 10 minuti tra l'arrivo del treno e la partenza del pullman, la coincidenza non è assicurata. I pendolari devono così aspettare anche un'ora prima di poter prendere un altro pullman che sale in Valpellice. Visite guidate all'ospedale. Decolla nei prossimi giorni il progetto Porte Aperte all'Asto 3, approvato dal nuovo direttore generale, il dottor Gaetano Cosenza, per migliorare l'informazione e la trasparenza, educare i cittadini a fruire dei servizi in modo più consapevole ed appropriato, sensibilizzarli alla prevenzione e alla valorizzazione del lavoro degli operatori. Da luglio, infatti, gli ospedali e le strutture sanitarie dell'ASTO 3 saranno visitabili. Chiunque potrà iscriversi alle visite guidate, né più né meno che a qualsiasi museo, alla Reggia di Venaria o al Forte di Fenestrelle. E saranno i sindaci a dare il via alle prime visite, in particolare i sedici della Val Chisone e Germanasca, che, su richiesta pervenuta dal loro presidente di distretto Laura Zoggia, sindaco di Porte, visiteranno la struttura il 28 giugno. Ritorna Inventa Lavoro, rivolto ai giovani. Per il terzo anno consecutivo la città di Pinerolo lancia un bando di concorso nell'ambito del piano locale giovani. Il bando Inventa Lavoro 3, come i precedenti, è volto al sostegno finanziario nella fase di start-up dei due migliori progetti di impresa che verranno presentati entro il 6 luglio presso l'ufficio protocollo del comune, ma anche delle tre migliori idee progettuali a carattere non imprenditoriale da realizzarsi nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura, della tutela all'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, del settore dell'informatica e nuove tecnologie. Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti nei comuni di Eirasca, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Garzegliana, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Rolezzo, Scalenghe, Vigone, Villa Franca, Piemonte e Virle. Gli appuntamenti di domani. A Pinerolo alle 18 nella libreria Mondadori in piazza Barberi 15 a Pinerolo incontro su La scienza della meditazione, proiezione di videoconferenza di Marco Ferrini, ingresso libero. Alle 21 presentazione dei libri Il sufismo, mistica, spiritualità e pratica. E poi Il cammello sul tetto, discorsi sufi. E per finire Il derviscio metropolitano, vivere oggi la tradizione sufi. Danze afroamericane presso il locale L'ora giusta a Pinerolo. Si esibiranno Alessandra Fumai e Sara Formicola. Nell'ambito del festival Immagini dall'interno, alle 18 nel Salone dei Cavalieri a Pinerolo, incontro con Cristiano Ferdua, Daniele Gazzera e Adriana Ribotta del gruppo Voci Erranti.